quella che faccio anch'io attualmente, cioè quella di sindaco, come l'ha fatta anche Fabio Mariani, magari siamo in tre qui presenti, e dunque riesce forse a comprendere bene quando si va ad impiantare una cosa così importante, no? Come un impianto fotovoltaico di quelle dimensioni, dicevo, di graduare e capire l'impatto che si ha sul territorio. Dicevo, se l'è guadagnata, perché qui non si tratta di un semplice privato che va su un campo, no, in un paese e butta lì l'impianto per prendere il contributo, l'incentivo e lì finisce. No? Avete sviluppato un discorso così ampio, una rete direi di iniziative, no, tutte collegate con l'azienda agricola, mi parlavi di aula didattica, no? Io spero che andrà in porto quel progetto, perché puoi capire quanto è importante anche per il comune che vi ospita. Quindi è una fiducia che vi siete guadagnati sul campo, se queste sono le premesse, spero che alle premesse poi conseguiranno logicamente, no, tutta quella serie di conseguenze che brevemente hai illustrato. Quindi da parte nostra continuerà ad esserci piena attenzione al vostro lavoro. E per quanto riguarda il discorso delle sinergie sul territorio, mi fa piacere anche così informarvi, Aldo non l'ha fatto, ma forse stava più a me, ti fa onore, insomma, ma il fatto che si è reso disponibile anche a dare una serie di contributi ad alcune associazioni locali, proprio perché ha capito che lo spirito deve essere quello, no? Quando parliamo di ricadute sul territorio. La presenza dunque che questa nuova società fin da subito fa in modo netto, insomma, visibile sul territorio e sulla popolazione belvederese, e questo ovviamente non può che farmi piacere. Quindi ci sono tutte le condizioni affinché questo impianto sia una sorta di modello per tutta una serie di altri che mi auguro sorgeranno anche altrove. Quindi Aldo, grazie a voi, avete fatto un discorso che ha anche un impatto sul sociale, sulla popolazione belvederese, e questo non può che farmi piacere, anche perché, e qui chiudo, questa è una di quelle iniziative che dal mio arrivo un anno e quattro mesi fa avevo chiesto si sviluppassero sul comune di Belvedere Ostrense, per rilanciarne l'immagine e le potenzialità che questo piccolo comune indubbiamente ha. Il fatto stesso che io mi riveda nel giro di pochi mesi con tutta una serie di facce note della stampa locale la dice lunga sul fatto che Belvedere sta ricollocandosi su una piattaforma di interesse regionale molto importante. Chiudo dicendovi che in questo discorso si inserisce il fatto che fra due sabati, il 30 ottobre, verrà proprio il TG itinerante, il TG3 Marche, con Maurizio Blasi, a ricollocare appunto Belvedere Ostrense nel posto che gli compete. Grazie. Grazie Sindaco. Lo facciamo senza microfono, quindi la parola a Otello Gregorini. Grazie Aldo. Direttore provinciale della CNA. Sono anch'io abbastanza telegrafico, Aldo ha detto tante cose. Io ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di essere qui nella doppia veste. Tu mi hai presentato come direttore della CNA, in effetti è il mio mestiere vero. Ci va. Perché ovviamente siamo un'associazione di rappresentanza. Cerchiamo di fare il meglio per le nostre imprese, per la tua impresa, ma allo stesso tempo io sono presidente della Esco Marche, che è una società che è nata nello stesso periodo in cui è nata Eco Energy, e proprio con l'intento, ed ha una compagine un po' particolare, perché siamo alcune associazioni di categoria, c'è la Banca Popolare, e la Esco Italia, perché avevamo individuato sia dal punto di vista associativo e della rappresentanza, sia in più in termini generali, l'importanza in questo nostro paese di recuperare tutto il tema dell'energia rinnovabile, l'efficientamento energetico, per tutto il gap e i limiti che noi abbiamo. Noi sappiamo perfettamente, le nostre imprese che fanno fatica a competere nel mondo, uno degli elementi che li mette in negatività è proprio l'alto costo dell'energia rispetto ai nostri competitori che stanno quantomeno in Europa. Quindi c'era condivisione, collaboriamo da tempo Eco Energy con la stessa Esco Marche, anche noi fra un po' abbiamo inaugurato ieri un impianto a Fabriano dove abbiamo collaborato, quindi siamo lungo una traiettoria che ci vede insieme, sistema imprenditoriale, perché l'energia rinnovabile, l'efficientamento energetico, oltre a un grande
grande impatto, diciamo, sull'ambiente positivo, dà grandi opportunità di mercato, di economia, impiantisti che si sono riconvertiti, altre attività che si legano dietro questo tipo di discorso. Insomma, su questo francamente ho qualcosa da chiedere rispetto alla politica nazionale del governo, che se per un periodo si è andato in questa direzione e si ritorna verso il nucleare, secondo me l'energia rinnovabile, l'efficientamento, lo ripeto per l'ennesima volta, è uno dei filoni strategici su cui noi dovremmo costruire il futuro di questo nostro paese, insieme alla viabilizia e altre cose. Purtroppo ancora non è così e dobbiamo, e non si tornerà indietro, ma un conto è andare avanti convinti che dal legislatore giù questa è la strada, un conto è andare avanti in un qualche modo per inerzia. Chiudo con un'altra battuta. Nel senso che c'è un dibattito rispetto al grande sviluppo che c'è stato negli ultimi 2 anni per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, voi qui avete la giusta idea, immagine di come si debba fare un determinato impianto. La Regione su questo, ma poi parlerà Badiari, ha fatto bene a intervenire normale, perché qui non è il semplice impianto perché dà una redditività. Qui c'è un intervento in cui l'impianto è calato in un contesto agricolo di impatto dove intorno si è fatto tutto quello che serve per evitare un impatto pesante e allo stesso tempo l'intervento favorisce anche un recupero per quanto riguarda l'attività agricola. Ecco, questo è il contesto, la riflessione in cui si riesce insieme a fare un intervento. Quindi c'è economia ma allo stesso tempo non è impattante, allo stesso modo ridiamo valore. Io venendo su ho riguardato un capito tanto durato a Belvedere, ma fatto venendo da Senigallia, venivo da sopra, ho visto tutte le nostre colline. Guardate che il paesaggio che noi abbiamo è il più bello in assoluto, non ce lo frega né l'Emilia, né la Toscana, né l'Umbria, il nostro, per come lo teniamo, per come lo coltiviamo, per come è pulito. Quindi dobbiamo fare in modo che l'evoluzione da un lato, ma anche il valore dell'agricoltura su cui dovremmo ritornare, dopo che per tanti anni l'abbiamo abbandonato, qui trova il mix giusto. Grazie. Allora, adesso la parola al dottor